Il 4 maggio del 2024 è morto David Messina, che aveva 92 anni e tutti gli riconoscono di aver inventato il calciomercato come forma di giornalismo. Ma quanto rimane della sua eredità ai giorni nostri? Me lo sono chiesto e ho deciso quindi di fare questo nuovo video dove voglio parlare dell'inventore delle cronache del calciomercato, ma anche di che cosa è stato e cosa è diventato il calciomercato ai tempi nostri. È un video un po' diverso e allora ancora maggior ragione rispetto al solito voglio invitarvi a mettere like se vi è piaciuto e a commentare, a farmi sapere cosa ne pensate, ma anche a iscrivermi alla mia newsletter che esce ogni sabato mattina e si parla di sport business, trovate il link in descrizione, poi naturalmente iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e campanellina appunto per ricevere le notifiche di ogni nuovo video che esce. E parto da un aforisma di un giornalista francese, Serge Usain, che ha detto: "Gli inglesi hanno inventato il calcio, i francesi lo hanno organizzato, gli italiani lo hanno messo in scena." Ed è questa frase che mi ha fatto tornare alla mente la morte di David Messina, proprio perché Messina, con il suo stile narrativo inconfondibile, rappresentava questa capacità degli italiani di mettere in scena il calcio. Quando sono stato in Brasile, ho conosciuto in maniera plastica una cultura calcistica diversa dalla nostra. I brasiliani sono prima di tutto giocatori di calcio, praticanti del calcio, a prescindere che siano calciatori poi professionistici o meno. In Germania, vedete in maniera plastica come la gente parla molto meno di calcio di noi, ma va molto più allo stadio di noi. Ogni paese ha la sua concezione. Gli inglesi vogliono appartenere ad un club calcistico, che è un'evoluzione ulteriore della mentalità dei club che hanno gli inglesi. Gli italiani sono quelli che, lo ha detto Usain e lo possiamo confermare noi, hanno messo in scena il calcio. E David Messina, morto all'età di 92 anni, che è stato un giornalista e telecronista sportivo, verrà da tutti ricordato come l'inventore delle cronache di calciomercato negli anni in cui scriveva per la Gazzetta dello Sport. Per quelli della mia generazione era soprattutto un volto televisivo legato ai dibattiti delle TV locali, ma appunto dobbiamo a lui espressioni fortunate come il valzer dei portieri, degli allenatori, degli attaccanti che non hanno eguali linguistici in altre lingue. Roberto Beccantini lo ha ricordato definendolo David il Golia del mercato, accostandolo ad esempio a Raimondo Lanza di Trabia. Raimondo Lanza di Trabia era colui che inventò il calciomercato come luogo fisico, un'altra unicità del nostro calcio. E Messina, che era di Palermo, come il presidente del Palermo, Raimondo Lanza di Trabia, inventò invece la narrazione giornalistica di questo calciomercato. Ecco, quindi un parallelo interessante. E scrive Beccantini: se gli chiedevi di dettare i paganti di un'amichevole, sbuffava, ma se avevi bisogno di un titolo che tenesse sulla prima pagina, in assenza di Olimpiadi o Mondiali, lui, soprattutto lui, era l'ombra del destino. Ecco. Come detto, per me, che non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente Messina, la sua figura era soprattutto una figura televisiva e peraltro, diciamolo, Messina non ha lasciato pagine antologiche da libri di storia del calcio, ci ha lasciato una testimonianza, ci ha lasciato uno stile e un metodo, quello sì. Anche perché la sua invenzione giornalistica, le cronache di calciomercato, era qualcosa di connaturato al giornalismo come intrattenimento. Caduco e volatile, che durava il tempo di dirlo, da non imprimere nella pietra, perché il calciomercato è figlio dell'incertezza, della necessità di un titolo oggi su cui magari fare una verifica in più solamente domani. E non voglio mancare di rispetto, sia chiaro, alla grande eredità che ci ha lasciato, proiettandola nel presente e nel futuro, perché tutti coloro che vogliono scrivere di mercato, secondo me, devono sapere chi è stato David Messina. E se lo sanno, non sono, se lo sanno, e se non lo sanno, sono un po' più poveri, forse inconsapevoli, ma attenzione, non per questo sono meno bravi a priori, anzi, lo vediamo tra un attimo, quello che è, secondo me, il discorso evolutivo del calciomercato per come viene raccontato e veniva raccontato prima. Perché già ai tempi di Messina, Maurizio Mosca ci aveva mostrato come quel metodo sensazionalistico potesse entrare in un'iperbole in grado di darti la plastica sensazione che tutto era inventato. E
Tuttavia, bisogna chiarire bene le cose e vado ad un punto, secondo me, fondamentale per capire la lezione che ci arriva da questi giornalisti. Perché il giornalismo di David Messina era narrazione, romanzo, fiction. Ma tutta roba che aveva il sottostante della notizia come prerequisito. Cioè, per creare quel tipo di narrazione, per creare la pasta del giornalismo, hai bisogno di accessibilità alle fonti, cioè avere accesso comunicativo, poter parlare, poter chiamare calciatori, allenatori, dirigenti, procuratori. Ecco, non diamolo per scontato, perché cosa voglio dire? Per fare questo tipo di cosa, una volta c'erano tre giornali sportivi, mentre oggi è inquantificabile la presenza di testate affamate di questa accessibilità. E non vi è dubbio sul fatto che nell'era social, la materia è diventata una materia di tutti, ma non è una materia per tutti. Perché oggi, nella migliore delle ipotesi, nella pletora di quelli che ci provano a fare giornalismo di calciomercato, e io mi ci tolgo perché io non sono un giornalista di calciomercato, ho deciso di specializzarmi in un'altra cosa, in sport business, raccontando altre cose, quindi faccio un passo indietro, ma posso analizzare, in base anche alla mia esperienza e la carriera che io ho fatto, analizzare quello che è diventato il calciomercato. E nella pletora di quelli che ci provano, potete trovare qualcuno che ha una o due entrature privilegiate, ma senza uno sguardo d'insieme. Ci sono i fuori classe della materia e poi c'è tutto il resto. Gente magari che non ha alcun background internazionale, che è sempre più necessario in questo momento nel calcio mondializzato, e gente che spesso finisce per lucrare credito nel mondo del calcio o anche solo millantare contatti. Ecco. Stiamo attenti quindi a questa cosa qua, perché quando oggi facciamo una ricerca su Google, spesso Google ci restituisce dei pezzi che hanno assolutamente nessuna consistenza e il titolo diventa clickbaiting e la notizia semplicemente non c'è, nella migliore delle ipotesi è copiata. Ecco, questa è la situazione. Quindi, secondo me, dobbiamo distinguere quello che c'era una volta e quello che c'è oggi. E dicevo che tra il calcio e il calciomercato, tra il nostro calcio e il calciomercato, il rapporto è strettissimo. E non è un caso se i migliori, comunque, giornalisti di calciomercato oggi sono soprattutto italiani. Faccio nomi, non è un problema. Il più famoso al mondo è un italiano, è Fabrizio Romano, e ha fatto la gavetta da un altro giornalista molto citato, citatissimo a livello internazionale, che è Gianluca Di Marzio, e Romano del resto ha avuto il valore, il vantaggio di parlare cinque lingue e ha capito che lì doveva andare a puntare e a parare, e oggi ha milioni di follower in tutte le piattaforme, soprattutto internazionali. E poi non è un caso se un gruppo editoriale spagnolo di nuova concezione che si chiama Relevo pesca in Italia un altro prodotto di quella generazione che è Matteo Moretto, ad esempio, per affermarsi come fonte sui social e non solo. Matteo Moretto, che peraltro ha lavorato con me a OneFootball per un periodo. E in tutta onestà devo dire questo, che David Messina e lo stile giornalistico di David Messina abbia sulle nuove generazioni una influenza limitata. Innanzitutto perché è cambiato il media e il cambio del media cambia il linguaggio, oltre che il confine tra il fatto e l'opinione. Siamo sostanzialmente arrivati oggi, secondo me, alla terza generazione successiva di calciomercato, di giornalismo legato al calciomercato. David Messina nasce sulla carta stampata, che oggi è del tutto irrilevante. Sull'argomento. Gianluca Di Marzio non è un caso, se nasce come personaggio televisivo, con i crismi dell'accessibilità nel cognome e una capacità di coltivare rapporti mai vista prima. Uno Di Marzio che è capace di fare mercato con un ruolo attivo anche nella promozione di alcune carriere giornalistiche e non. E con il suo nome, nel suo sito, ha l'intuizione di costruire una fabbrica dei sogni che lancia gratuitamente orde di aspiranti narratori di mercato. Capita, se come me vi capita di dover assumere dei giornalisti, vedrete quanti ragazzi hanno
Gianluca Di Marzio, sito di Gianluca Di Marzio nel curriculum. Tantissimi sono passati da quel sito. Ma alla base di quel sito c'è Gianluca Di Marzio, c'è il nome Gianluca Di Marzio. Ecco, quando parlavo prima di accessibilità, alzate il telefono, chiamo per Gianluca Di Marzio. Ah, ok, ho avuto il numero da Gianluca, perché l'accessibilità è quella che Gianluca Di Marzio cede ai suoi in giro, e poi lo può fare a determinati livelli. Poi è chiaro che su alcune notizie ci deve andare lui. Però questo è quello che crea Gianluca Di Marzio, che ha un grandissimo valore. Poi c'è Fabrizio Romano, che cresce con Di Marzio, l'ho definito un canterano di Di Marzio, e è soprattutto un classe 93, nativo dei social. Passa da Sky e poi segue una via più gratificante e credo anche più remunerativa, intuendo che il suo maestro gli stava lasciando una voragine internazionale che aspettava solo che qualcuno la riempisse. In un mondo in cui nel frattempo gli account social di successo valgono più economicamente di un contratto giornalistico a tempo pieno, e quindi Fabrizio Romano diventa questo fenomeno mondiale. Ma tra un attimo ci arriviamo. E poi capiamo una cosa: da Messina a Romano è evidente che è difficile essere tutto, carta stampata e poi televisione e poi oggi fenomeno soprattutto social. Ci riesce solo forse Alfredo Pedolla, che è uno che ha certamente accesso alle fonti, accesso agli agenti, agli allenatori, ai dirigenti, ed è un personaggio a tutto tondo, cartaceo, passa alla televisione, approda al web e ai social, e anche se, ok, sui social poi magari a volte ha il problema di non essere social native, mettiamola così, come Fabrizio Romano, ma personaggio a tutto tondo. Ma diventa molto difficile stare dentro quel mondo, perché cambia soprattutto il modo di raccontare. E qui vengo a quello che secondo me è il punto del cambiamento da Messina, che cos'è il giornalismo di calciomercato oggi. Tutto Sport, di cui io sono stato corrispondente dal 2016 al 2021, ancora oggi paga la fine degli anni 90, in cui il direttore Xavier Iacobelli urlava in prima pagina le notizie di calciomercato. E quella situazione, quel momento, quel modello di giornalismo, secondo me è stato il vagito finale di quel mondo scoperto da David Messina. In quegli anni io credo che sarebbe tornata utile la lezione di un mio amico imprenditore che mi raccontava come l'investimento più grande della sua azienda, che lavorava la madreperla, fu quello per istruire gli indigeni su come nella raccolta della madreperla non dovevano distruggere i fondali, perché volevano raccogliere sempre di più e però finivano per distruggere il fondale e quindi non avere più la madreperla nel lungo periodo. Ecco, questo secondo me è quello che è successo anche con questo tipo di narrazione di calciomercato. La gente ci crede sempre meno, è sempre meno interessata, compra sempre meno i giornali, non consuma meno contenuti perché c'è grandissima fame che si sposta sul web, ma appunto finisce quel modello e quel mondo. E se torniamo al metodo, a mio modo di vedere, oggi per essere rilevanti nel calciomercato il sensazionalismo, lo dico subito, non paga più. Quello che serve è un solido background di campo, ovvero quello che dicevo prima, l'accessibilità delle fonti, cosa che fa iniziare e finire in un colpo l'analogia con David Messina. E poi l'essere social native, che significa soprattutto essere al di sopra di ogni commento, e poi una linea rigorosa e consistente nella propria comunicazione social. Fabrizio Romano, ad esempio, fa benissimo tutto questo, e Matteo Moretto, già citato, che lavora a Madrid, che con lui ha fatto il settore giovanile da Di Marzio, ne replica lo schema con crescente successo. I milioni di follower, attenzione, arrivano dopo. Sono un risultato successivo, anche se tanti, sbagliando, pensano che sia una precondizione per essere credibili sul mercato. Forse è una precondizione per ingannare qualcuno, ma nel lungo periodo certamente no. E quando Fabrizio Romano, come per tutti può capitare, magari sbaglia un here we go, che è il suo cavallo di battaglia, quando dà la notizia dei colpi fatti, capita magari di sbagliarne uno, ma non è un dramma, perché le basi di Romano sono solide e incontestabili. Insomma,
Voglio chiudere in questo modo. Le migliori e più credibili cronache di calciomercato oggi somigliano più al tabellino di una partita, se avete presente anche come è fatto un tweet di Romano, ad esempio, più al dettaglio degli spettatori che era indigesto, come ci raccontava Beccantini a David Messina, che non all'originalità della narrazione pionieristica, permettetemi, sensazionalistica. Il sensazionalismo paga ancora sul mercato? Io credo di no. Pagano le notizie e pagano le notizie date bene e al momento giusto. Il resto, invece, finisce in quell'indistinta massa di quel grande blob giornalistico in cui siamo impantanati negli ultimi anni. Il sottostante della notizia non basta più e per esistere lì dentro bisogna avere altre caratteristiche, con buona pace dei pionieri che ci lasciano una importante lezione, ma è una lezione da cui probabilmente abbiamo iniziato a muoverci oltre già da parecchi anni. Grazie per essere stati in mia compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, fammi sapere cosa ne pensate nei commenti. Buona serata a tutti e a presto.